Cominciano quei sogni, si concretizza il fatto che Rio è vicino, Rio c'è, si desidera andare a Rio e poi alla fine diventa una volontà e io a Rio voglio arrivare con la volontà, la voglia di affrontare questo step, questo ulteriore step, perché è l'emozione più grande. Road to Rio de Janeiro. A un anno e mezzo dall'apertura delle Olimpiadi, la nazionale italiana di triathlon è già in fermento. Alla guida del gruppo dei probabili olimpici ci sono Alessandro Fabian, classe 88, decimo posto a Londra 2012, e Davide Uccellari, talentuoso triatleta verso la sua seconda Olimpiade. Alessandro Fabian è un professionista dall'A alla Z. Sicuramente quello che mi colpisce di lui è la sua mentalità molto molto forte, determinata. Davide, ho sempre detto che è un grande talento perché è riuscito a fare cose che altri atleti non hanno fatto e hanno perseguito per anni. E di atleti così non ce ne sono. Il Raduno Baratti è uno dei tanti stage in cui mettere a punto una preparazione perfetta. In questo momento sto lavorando molto sull'economia del gesto. Più gli anni passano e più la parte metabolica, fisiologica si appiattisce. Allora diventano indispensabili i particolari. Cominci ad andare a lavorare nei piccoli dettagli come l'alimentazione, la gestualità tecnica, lo stretching, il riposo, tutte cose che servono e sono mattoncini che ti permettono di fare dei step successivi alla performance. Come prima parte di gare dovremmo iniziare con la prima tappa da Abu Dhabi di World Triathlon Series e poi dopo dovremo continuare con un altro stage in Namibia che abbiamo già svolto a gennaio e torneremo ad aprile. Mi aspetto in questa prima parte di stagione di inserirmi e trovare le sensazioni di gara, ecco, perché ho avuto un po' qualche problema ultimamente, un po' di stanchezza, così ho dovuto un po' recuperare energie. Cercherò di fare sicuramente una prima parte di introduzione e mi aspetto un bel secondo periodo. L'Olimpiade per un atleta è un richiamo fatale, un palcoscenico in cui mettere in mostra le proprie capacità. Anche il luogo dove poter incontrare se stessi. Per un atleta, l'Olimpiade è uno specchio, non mente mai, ti dice sempre chi sei. La preparazione è estenuante e non sono ammessi cedimenti. Tutti gli sforzi guardano l'obiettivo, perché il cammino finisce là, dove l'emozione comincia. Provate a immaginarvi e immergervi in questa situazione, quando diversi milioni di persone guardano questa gara, immersi tutti su di voi e tu sei lì che aspetti solo il via per dare il meglio di te, perché tu in quel caso lì ti senti come un artista che pennella la sua performance e quindi quella gara è forse la massima espressione di questo artista.